Anche se di questi tempi magari ci si pensa a lasciarla inutilmente accesa, da sempre in certi posti del mondo accendere la luce, in una capanna, in una casupola, nel luogo più vicino a considerarsi casa, rimane un sogno. Lo è ancora a Bukanda, in Burundi, una delle nazioni più povere dell'Africa e quindi del mondo. A portarla quella luce in più capanne possibile penserà Oltre la Vita Onlus, l'associazione creata a Isernia nel 2007 da Ugo Martino con l'obiettivo di tenere vivo il ricordo del figlio Francesco, una delle vittime del disastro ferroviario di Roccasecca. Se, anzi quando ci riuscirà, sarà grazie anche alla generosità degli isernini e di serate come quella di ieri all'Auditorium. Al ritmo di danza, quella dei giovani allievi della scuola Teco Dance, sulle ali della performance dello scrittore Sergio Marchetta e con nelle orecchie la musica di Povia, che spettacolo! Solidarietà che l'associazione molisana in Burundi porta avanti da ormai 15 anni. Centri sanitari, impianti fotovoltaici, condutture per l'approvvigionamento idrico, dispensari sono alcune delle infrastrutture realizzate nel tempo. Non stupisce dunque che in Burundi ci sia un villaggio chiamato Isernia. E dunque in attesa di quella elettrica, dal palco dell'Auditorium già accesa la luce della solidarietà.